Buon venerdì a tutti ragazzi e ragazze, ben ritornati in questo nuovo video. Io sono Angela e oggi parleremo nuovamente di Grande Fratello VIP 4, cioè 4. Parleremo precisamente di Serena e Nardu e della crisi che ha avuto questa notte, ma c'è stato una frase veramente che ha scioccato un po' tutti e sarebbe questa: certe persone dovrebbero incendiarle. Ma chi con chi ce l'aveva? Che cosa è successo? Scopriamolo insieme. Oltre alla crisi di pianto avuta proprio da Serena questa notte, forse per paura di poter uscire questa sera e quindi affrontare la battaglia che avrà dopo, ha una conversazione con Serena, Licia e Crizia. Licia ricorda un po' i momenti della casa, no? Quello che ha vissuto in questo ultimo mese, e dice che il momento più bello per lei sia stato quando è entrata la sua fidanzata, il bacio, eccetera. Mentre il momento più brutto per lei è stato invece quando è entrata la sua ex, cioè Imma Battaglia. A questo punto Serena dice la frase incriminata: certe persone dovrebbero incendiarle. Ora, quello che il pubblico da casa si spiega, di cosa parla? Innanzitutto sia Alicia che Clizia hanno avuto un piccolo momento di paura, evidentemente si sono dissociati da ciò che diceva Serena, ma molti hanno pensato che la frase non sia indicata proprio al discorso di Licia, ma bensì, forse potrebbe essere, all'entrata di Pedro, cioè fratello di Pago, settembre, nella casa del Grande Fratello. E di questo like che ha fatto veramente tantissimi articoli. Oltre questo però, come vi annunciavo già ieri nel mio articolo pubblicato ieri sera, Alfonso Signorini ieri è stato in una puntata di Uomini e Donne dove cercava di far traperare qualcosa proprio ad Alessandro, ex tentatore di Temptation Island e adesso è corteggiatore di Giovanna Abate. Quindi molto probabilmente Signorini stasera dirà qualcosa o magari farà scoprire se è successo veramente qualcosa in più rispetto a una conoscenza dopo Temptation Island tra Serena e Alessandro. Aspettando la puntata di stasera, io vi auguro un buon San Valentino, iscrivetevi al canale ancora se non l'avete fatto e vi auguro una buona giornata.